Nessuno si gira quando sente il ah, ah, ah del portone. Tutto comodo, ora mi reinfilo qua. Mi ributto tutto a destra, a seconda dei punti di vista, per me è destra perché io sono arrivato dall'altra direzione, è destra per forza. E vado al campo Omega. A salvare la gente, sì, parlo al plurale. Perché già che ci sono salvo tutti, ho trovato un modo comodo per salvarli tutti, senza sprecare troppo tempo. Bypassiamo la zona e occupiamoci soprattutto di questo qua a sinistra. Ah beh, ma anche questo, eh. Questo forse lo addormenteremmo. Sì. Nessuno qui? Zona illuminata. Porca ciana. Ah, non ce la farò mai. Vabbè, è allarme comunque. Non è allarme. Madonna santa, il culo. Stare più attenti, stare più attenti. Ovviamente doveva mancare un pezzo di terra qua, sarebbe stato troppo comodo. Ok, facciamo il nostro bello scherzetto. Mi piace il realismo delle cariche di esplosivo. Però se riuscissimo già a portarci in una buona zona, poco visibile, di campo Omega mentre facciamo esplodere tutto, sarebbe più comodo per noi tatticamente, no? Basta che non ci sia nessuno a romperci le scatole. Beh, laggiù la torretta è abbandonata. Ok, vediamo di goderci lo spettacolo. Ce n'è uno. Ah, riparo. Ho taggato Chico da 60 metri di distanza. E non ho taggato il soldato. Vai, vai. Quell'altro che era dentro. Ah, ok, se ne va anche. Ah! Ah, se ne va. Ha fatto una strana deviazione, ma è comunque andato. Ti taggo. Così so dove sei. Sì, lo so, li controllo spesso, Miller, perché sto facendo fatica a ricordarmeli tutti, ma con calma miglioro. Non c'è nessuno dentro a far la guardia. No. Allora, posso salire un attimo qua, vedere se c'è qualcosa. Ah, ma devo controllare sulla mappa la posizione del distintivo. Ma va! Dov'è? Dove sei, Xof? Qua? Ah? No, questa è una piazzola antiaerea. Qua c'è munizioni non letali. Non me l'hai più segnato, nemico. Quanti nemici? Stem... Ah! Oh. Ma dove? Lontanissimo. Dopo. Va bene, lo facciamo dopo quando avremo salvato tutti. Perché io salvo tutti. È brutto lasciare i prigionieri. Boh, se nessuno, cioè. Io mi adopero. Mi hanno lasciato aperto. Strano. Ah, non è Chico, ho taggato un prigioniero a caso. Intenzione di portarlo alla Mother Base, Miller, può sempre servire. Ti ricordi di me? Ho fultonato chiunque, in peace. Rest in peace. Stanno tornando a casa.
Arriva. Giusto dietro la porta, il bastardo. Scherzetto. Una zanzara un po' più grossa. C'è un altro? Sì. Anche quello si avvicina. No, questo se ne va. Il che è positivo. Andiamocene. Big Boss, sì, il soldato leggendario, quello che ha combattuto nel 64, quello che ha evitato la terza guerra mondiale, sì, sono giusto io. Sì, ritieniti onorato, per favore, non arrivo per tutti. Esattamente, non ti preoccupare. C'è una grotta che sembra fatta apposta per voi. Non ti preoccupare, alla Mother Base troviamo qualcosa da farti fare. Perché non tornerai a casa. Lavori per noi adesso. La tua vita è mia. È così che funziona. Nella prima partita ho portato qua i prigionieri uno per uno e ho aspettato che arrivasse l'elicottero. In Phantom Pain fultoneremo senza pietà chiunque. Non ne abbiamo la possibilità qui perché giustamente Ground Zeroes è poca roba. Ma va bene così. Dovremo aspettare l'elicottero. Ma l'elicottero sarà in realtà un elemento fondamentale di Phantom Pain in linea di massima in generale. Per uscire dalla missione lo potremo fare anche a missione non completata. Dovremmo tornare di là. È caduto di là. Amico, è caduto di là. Era caduto di là, amico. Oh, temo di aver lanciato troppo corto. Beh, non posso saperlo. Non posso interrogarlo in modo violento. Sono già più di là che di qua, sti poveracci. Big Boss, il soldato leggendario. Sì, ho più di 15 anni di carriera alle spalle dal 1958. Ho imparato dalla migliore e Dio solo sa quanto mi manca. No, nessuno doveva venire perché non ho la più pallida idea di chi tu sia. No, infatti ti sto portando via. Dovevi provare a dirlo un'ora fa. Ti lascio qui in questa grotta. Costruite una società voi due. Sono quattro i prigionieri, contando cinque contando Chico. Li tireremo su tutti in un colpo solo, tranne Chico, che suppongo che per motivi di trama sarà meglio portare su per ultimo e da solo. Un altro qua. Ok, si muove. Oh. Non so dov'è Miller ormai. Tranquillo. Immagino. Poi io non sono un maestro di dolcezza. Beh, però ringraziano. Oh, di chi? C'è qualcuno alla Mother Base che ti interessa? La manda è mia! Forza, 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 forza
Maximum security. Vabbè. Mi sono sbattuto a terra senza motivo. È stato vagamente imbarazzante. Pensa se tutti questi fossero dei pluriomicidi orribili, cospiratori, antigovernativi e noi li stessimo portando tutti con calma sulla nostra Mother Base, salvandoli come se fossero stati tutti messi in prigione ingiustamente. Non ne sappiamo niente, sono troppo buono, non avrei dovuto, sono troppo buono. Ma in questi giochi i prigionieri sono sempre innocenti, non si capisce perché tutti i prigionieri sono innocenti, è per quello che vengono fatti prigionieri, perché sono innocenti. A casa mia. A casa mia. Ok, ora chiamiamo. Avrei potuto chiamarlo prima, perché ci mette un po' ad arrivare. L'elicottero. Please select landing zone. Questa è la zona più sicura dove far arrivare l'elicottero. Sì. Intanto vediamo un po' sta gente. Sono tutti uguali. Potrebbero toglierselo il cappuccio, ma cos'è, non si fidano di me? Dovrebbe apparire da qualche parte qua. Eccolo. Che bello che arriva in lontananza l'elicottero. Mi fa sentire veramente un professionista del mio mestiere. Tutte queste cose tecniche a cui dover sottostare. Non è che per caso è un Hind. No, no. Va bene. Ah, perché ci rimanevo male. No, non è un Hind. Ciao Morfo! Eh sì, ho un pacco molto pesante. Numeroso, anzi. Il nostro stemmozzo. Tra l'altro Snake ha sulla spalla destra lo stemma della Fox, che è anacronistico. Lui non fa più parte della Fox, immagino che lo applichi per appartenenza, essendone stato praticamente il cofondatore, nonché essendo stato il fondatore della Foxhound, che anche in questo caso al momento non è più attiva, ma sulla spalla sinistra ha l'emblema dei Militaires Sans Frontières, quindi porta il nostro marchio. Miller sarà contento, facciamo marketing nel frattempo mentre lavoriamo. Vengono tutti, Miller. Si sa mai. Fategli fare un esame medico, ditemi un po' come stanno. Ora non mi aspetterai purtroppo, ma vado a prendere Chico. Poi ti richiamo. Elicottero partito. Beh, almeno metti al sicuro i prigionieri. Non ha alcun senso salvare i prigionieri se non per una questione di punteggio. Il mio punteggio sarà orribile. Tra l'altro sarà anche incongruente perché i video che vi ho mostrato sono parte di più partite. Ma non importa, chi se ne frega del punteggio. Ho preso tutti, sì? Sì. Chico! Chico, sono Snake, sono arrivato! È veramente malmessa con lo stemma Fox, ma soprattutto mentalmente. Chico non vuole essere salvato. Non avremmo dovuto atterrarlo in questo modo perché avrebbe potuto dirci qualcosa. Riguardo ciò che sarebbe potuto succedere. Riguardo eventi immediatamente successivi. Riguardo Paz. No, ci sto lavorando. Sì, sono lentissimo, ma mi sto godendo Ground Zeroes perché non ho Phantom Pain.
Ecco, una cosa che mi ha veramente colpito, la prima volta l'avevo notato zoomando su di lui per taggarlo, gli hanno imbullonato le caviglie. È una cosa molto drammatica e crudele, cioè, non so neanche se sia possibile farlo, cioè ovviamente è possibile farlo, ma produce dei danni a lungo termine gravi? Può camminare una persona, perché in teoria l'osso non è rotto, il tendine non è tagliato, però riceve comunque dei grossi danni. La prognosi potrebbe essere molto lunga per te. Chico. Sono segnati anche i gabbiguardia, bello. Chiamiamo. Così troveremo già l'elicottero lì o qualcosa del genere. Eh sì, potevi anche evitare di andartene, ma non posso deciderlo io. Eh sì, cambio della guardia, stanno arrivando soldati nuovi. Sei stabile? Sei fermo lì? Ah, qua sono visibile. Dannazione! Ah, venite proprio qua. Ma no, c'è l'elicottero che mi aspetta! Siete dei rompicoglioni! Si girasse almeno questo. Invece no, va anche dritto per la sua strada. Chico, ti devo depositare, ho paura. Lo so. Beh, che poi io sono leggiadro come. Guarda. Dai, che mi mette urgenza. Proviamo a fare una cosa molto barbara e rapida. Uno. Uno. Rompicoglioni? E questo è quello che ti becchi. Andiamoci, che non abbiamo più tempo. All'allerta ci penso io, l'importante è metterti al sicuro. Non è vero? Però è comprensibile che lo pensi, quindi lui non sa in realtà cosa hanno combinato, o in realtà vuole fregarci per il nostro bene, per proteggerci. Mi è piaciuta questa cosa dell'indizio. Non sappiamo dove Paz sia stata portata perché precedentemente lei era stata messa nelle celle, accanto a quella di Chico, immagino. All'ultimo momento, sapendo che noi saremmo arrivati, Paz è stata trasportata da qualche altra parte ed è stata piazzata in un posto che non conosciamo e dobbiamo intuirlo noi. Non è troppo complicato. Complice il fatto che la zona della prigione è davvero piccola, ciò nonostante. Dunque, con un minimo di ragionamento, o come ho fatto io, esplorando prima tutta la base, prima di arrivare a Campo Omega, non dovrebbe essere, a prescindere, troppo difficile riuscire a intuire dove Paz possa essere stata portata. Nel luogo più difficile, dove entrare. Sì, voglio farlo esplodere. L'hai già capito? Kazuhira? Se non c'è nessuno, ci vado lesto e tosto. Ah! Troppo tardi, amico. Ora, vieni qua dietro. Non voglio ucciderti perché sei diverso. Ma no, mi è scattato l'allarme.
Ah no, scusate. Era l'audio dell'audiocassetta. Ma granate, vabbè, comunque sei stato onesto. Sei stato onesto. Attraverso la registrazione sentiamo un cancello e l'avete già sentito, è lo stesso identico cancello che abbiamo aperto manualmente noi poco fa. Ecco spiegato, posso salire? Vabbè dai, non l'ho mai fatto. Ma mi sgamano così? Ciao. Mi sa che mi ha sgamato. E no, invece no, solo tirato sotto qualcuno. Che bello. Che voglio non scendere in un luogo. Ma potrei entrare direttamente col veicolo? Perché se uno è intelligente abbassa la testa, sti qua vedono il veicolo entrare. Esatto. Ma che bello. Però adesso mi notano. Ah, telecamera! Non far la stronza con me, telecamera. Perché gioco? Bellissimo. Beh, avrò una Jeep tutta mia, IP Swalker, non vedo l'ora. Si fa il giro dietro. Benissimo. Oh, sì, sul serio, sì, si passa sotto. Però voglio vederlo esplodere. Via. Probabile. Se no cosa, non avete fatto il collaudo? La telecamera è di nuovo attiva. Quella stronza. Potrei di nuovo utilizzare lo scherzone del diversivo. Però, davvero voi telecamere non vedete un belino, eh? Perché mi basta fare il giro di qua se non c'è nessuno. Manovra, Snake. No, Snake! Bravo! Non impanicarmi così. Ciao, 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 ciao. Speriamo in bene, stiamo facendo le cose troppo velocemente. C'è qualcuno qua. Oh no. Beh, allora muoviamoci. Ok. Qui c'è sicuramente qualcuno. Dovrebbero aver lasciato un soldato a protezione di Paz. Arrivai qui per caso alla prima partita, però Paz non c'era. Come ho detto, però fu molto facile riuscire a dedurre quale fosse il posto. C'è nessuno? Vabbè, immagino che forse l'ultimo soldato rimasto qua sia accorso, sentendo il camion esplodere e l'elettricità andarsene a pallino. Comunque, Pase qua non sta molto bene. La situazione è peggiore di quella che potete immaginare. Andiamo subito a darle supporto. È una bellissima scena, ma in realtà tutto il finale di Ground Zero merita la fatica che abbiamo fatto, o la fatica che non abbiamo fatto, ma avremmo voluto fare. È quasi riconoscibile coi capelli corti. Agente segreto di cui non si conosce il mandante. O più che altro non si sa come Cypher l'abbia avvicinata.
L'ultimo atto di questa missione, portare Paz fuori di qua, chiamare l'elicottero. Soltanto una rapida occhiata nelle vicinanze. Oh, alla faccia dello zoom, ripeto. Complimenti. Povera Paz. Ah, con che dolcezza, Bibi. Credici. Ci proviamo, Miller. Paz è un gran bel personaggino che non abbiamo ancora finito di scoprire. Sapremo molte cose in Phantom Pain, immagino. Ho riflettuto sul dettaglio riguardante il diario segreto di Paz, che a quanto pare è stato letto molti anni dopo, e immagino quindi che lo scopriremo in Phantom Pain, ed ecco il motivo per cui vediamo Paz nel trailer. Santa merda. Meglio che appoggi Paz. Dicevo, sì, vabbè, però fa male a me. Bengala cos'è? Ah, ok. Dicevo, ecco quindi il motivo per cui. Oh. Vedremo Paz in Phantom Pain. Coi capelli lunghi. Identica a Peace Walker. Ci saranno dei flashback. Potrebbe diventare un personaggio molto più epico di quanto è ora. Oddio, l'ho pestato. Sì, vabbè, però. Cosa fate? Ma va? Vi girate? Il mio fucile sta avendo dei problemi di salute. Sta tremando tantissimo. Posso sparare, tipo, con. Ah, sì. Ma con che tasto? Ero un po' impreparato, ma. Vabbè. A muoverci. Beh, non ho mai fatto una fuga con Paz in allarme. Questa non è Paz, però, Big Boss. Questa è Paz. Prendila bene. Ah, addio. Non riesce a fare di tutto per entrare nei miei video. Qua. Riusciamo. Non riusciamo a taggare la gente. Non ho visuale. Non posso appiattirmi. Devo mollarti. Ah! L'ho lasciata in mezzo al nulla. Non notano Paz? Sul serio? C'è l'Oscar per la stupidità. A questo giro l'avete vinto voi. Fantastico. Vi voglio bene, guardie. Non dovete essere Next Generation per essere degli idioti ogni tanto. Infatti è Phantom. Ma qui? Sì, perché in effetti se non vuoi fare tanta strada, puoi mollare qua, Paz. Ho dimenticato di andare a prendere il distintivo Xoff. Davvero, il dolore è un'illusione. Ma infatti è sulla strada se io la porto fin là. Dovrei averlo ancora segnato. Oh no. Ma non avete trovato neanche più il prigioniero, non so se vi interessa. Stemma unità, segniamolo di nuovo. Marker placed.
Visibilissimo. Ora no. Non c'è più la guardia là. Quindi possiamo tagliare. In effetti questo è un eliporto, sarebbe comodissimo, ma sarebbe anche estremamente esposto. Ah, mi giro dietro. Mi giro dietro. Perché l'ho detto come povia? Non lo so. Ah, avvistati. No. Dov'è? Là. Ma cosa hai visto, te? Ma cosa hai visto? In effetti si può... È qui? In effetti si può aprire questa porta. Non ho capito se avrei potuto far esplodere questi generatori o qualcosa del genere. Miller non mi ha detto niente e io non ho fatto niente. I miei vecchi amici. Ciao. Cominciamo a chiamare l'elicottero. No, no, no. Qua non c'è nessuno, dai. Oh mio Dio, è passato del tempo, avranno fatto il cambio. O forse no. Via, 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 non preoccupiamoci più. Di corsa ce la facciamo. Tanto ha fiato infinito Big Boss. Se però arrivasse l'elicottero con un po' di tempismo mi farebbe molto piacere. Vabbè, sono indietro. Le guardie sono indietro. Ma il mio elicottero? Eccolo. Bene, con questo la missione si conclude. Il finale è molto bello. Cioè, davvero sono saliti sull'arma? L'arma. Il Metal Gear Panzerotto. Per darmi la caccia. Perché fuma? Non gli ho fatto niente. Vabbè. Tema epico di Peace Walker. Estratta pause. Nessuno mi romperà le scatole, immagino. Cioè, c'è uno stato d'allerta, ma... Avete il coraggio di spararmi con la contraerea? No. Solo se avessi davvero spaccato tutto. Infatti. Oh, e questa ce la godiamo tutta. Spero che non mi mandino in sovrimpressione questo messaggio su ogni scena importante di Phantom Pain. Mi disturberebbe. La cicatrice ha forma di V, che sarà. È il simbolo, è il tema principale di Metal Gear Solid 5. La V di vendetta. Citazione. Ma infatti, Skullface avrà una mascherina, che immagino sia un'ulteriore citazione del personaggio di V per vendetta. È una ciappola! Io ho veramente amato Ground Zeroes qua. Più che altro perché non avevano mai mostrato cose del genere. Non che sia un fanatico, cioè non le pretendevo, però è una grossa presentazione di Metal Gear 5. Aspettatevi cose del genere.
Non abbiamo più vergogna, è l'ultimo Metal Gear. Daje che si va, ecco. Il dolore è un'illusione, non per molto. C'è un bellissimo effetto sonoro che diventa sempre più alto di volume. Mette angoscia la prima volta. La scena. Con Chico lì, cioè, sapendo il rapporto che si è creato tra i due. E come hanno fatto a mettergliela così in profondità? Deve essere stata un'operazione chirurgica niente male, perché hanno dovuto asportare, mettere e rimettere. Comunque il corpo sarà ormai stato abbastanza danneggiato. Che bello, c'è un simbolo della pace tagliato, non so se sia qualcosa di particolare. Non perde sangue, è strano. Ma immagino per l'operazione di prima. La bomba non esplode? Mi è piaciuto perché odio quelle scene cinematografiche in cui scopri la bomba, la lanci ed esplode nel momento in cui la lanci, come se tu l'avessi tirata fuori all'ultimissimo istante. Probabilmente quella bomba non esploderà più perché cadrà in acqua, ciao. Ok, hanno spostato i mezzi e lo Zeke sotto l'oceano. Mi ricorda qualcosa, mi ricorda un altro Metal Gear, ma è da numero pari, quindi non c'entra niente. Peccato che quella non è lei, a Yui. È una ciappola in una ciappola. È una doppia ciappola. Ma Snake è muto in questa scena, è fantastico. So che lo vedremo muto un po' di volte. In Phantom Pain, perché parlerà poco, è una scelta narrativa precisa di Kojima. Tutto il tuo lavoro. Quella probabilmente era una scialuppa, gente che ha provato ad andarsene. So che la ricostruirò, ma chi se ne frega, io amavo già questa. Contempla, Big Boss. Non ha niente da dire. A differenza di Miller, che invece è un bestemmiatore della peggior specie. Ecco il mio amico di centrodestra. Ma ci ho messo un pochino a capire che erano loro, cioè che era l'agente di Scarface, ma è bastato notare il casco dei suoi soldati. Immagino che fosse una cosa ovvia, ma ero talmente preso alla prima partita che non me la sono data. Cioè, l'ho capito adesso, in questo momento, durante la prima partita. Ah, erano gli uomini dell'Axoth. Le nostre nemesi intenzionali. Splendida anche questa scena dell'attacco alla Mother Base. Bravo Snake. Ciao Miller. Molto moderno, è una ripresa unica. La distruzione del core della Mother Base, immagino che fosse la piattaforma principale. No, l'avevo fultonato io l'anno scorso. Infatti è per quello che si è incazzato. Snake, basta, è una ciappola, hanno vinto loro.
quel braccio. Non è finita. E io questa mi permetto di vantarmi un pochino, chi mi vuol credere mi creda, o chi non mi vuol credere chi se ne frega, ma sostenitore della privatizzazione, ero quasi certo che ci sarebbe stata un'altra bomba. È molto sanguigno Miller. A differenza di Snake, no? Che sembra ha avuto un urlo di rabbia, ma nel bel mezzo della battaglia, dopo si è già calmato. Mentre Miller deve sfogare la sua vendetta, la sua ira. Immagino infatti che ci creerà problemi proprio in Phantom Pain quando perderà qualcosa di più rispetto alla sua attività imprenditoriale. Sorprendentemente, Paz cammina. Già. Va bene. L'abbiamo tirata fuori. Quale delle due? Dove l'ha messa l'altra, tra l'altro? E questa però non me l'aspettavo. Sospettavo ci fosse un'altra bomba, ma... Non si capisce da che parte esplode. Ma non pensavo che... Paz! Sarebbe uscita dalla storia completamente. Ecco perché parleranno di lei ma nei flashback. E qui subiamo un frontale quasi con un elicottero che potrebbe essere l'atto che condurrà Snake a un coma durato 9 anni. Il fumo era visibile fino alla costa. I media accusarono gli eserciti privati, noi, per il disastro. Lo scandalo si protrasse con l'accusa al governo americano di far parte dei principali clienti dell'organizzazione. Un piccolo scandalo. In risposta, il ministro della difesa dichiarò pubblicamente che né gli Stati Uniti né i suoi alleati avevano niente a che vedere con questo incidente. Nel frattempo, alcuni rapporti suggerivano che Leia avesse visitato il sito alla finanza. Sia l'ONU che Leia negarono qualsiasi coinvolgimento. Noi non ci siamo mai stati là. Nessuna ispezione è avvenuta. Era l'Axof. In altri paesi si evitò di menzionare tutto. L'ammontare delle vittime è incerto. Non si ha notizia di nessun sopravvissuto. Ciononostante, furono avvistati nell'area diversi elicotteri militari non identificati, potrebbero essere i futuri creatori dell'organizzazione Diamond Dogs, che sarà la nuova frangia di mercenari che Big Boss governerà in Phantom Pain. Finalmente spiegano la storia di Sacco e Banzetti. Tanti si sono goduti Guns of the Patriots e non sapevano che questa canzone di Morricone faceva da tributo, tributava due personaggi realmente esistiti all'inizio del Novecento. Ma Wikipedia vi spiegherà meglio di me. Scalface, se c'è una cosa sicura che sappiamo di Scalface è che è un uomo che ha studiato, parla perfettamente con una dizione spaventosamente buona, una lingua che non gli appartiene. Sappiamo per certo che lui non è americano, non è britannico, non è anglofono, non è nato anglofono. Ma ha perso la sua lingua natia perché è stato portato via dal proprio paese. Non si sa quando, se non durante la sua infanzia. Donna Burke, ecco perché aveva una bella voce l'iDroid. Piccole scoperte che fai pian piano. Stiamo riascoltando, ma dov avrò dovuto abbassarvi il volume al minimo, la versione originale di Here's to You. Comunque. È un uomo di cultura, fa molte citazioni, sa chi sono Sacco e Vanzetti, e durante il trailer, non so già se è l'ultimo, ne arriverà un altro prima del rilascio di Phantom Pain, Kojima ha detto che ha finito di montarlo, se era l'ultimo, se diventerà il penultimo, chi se ne frega, comunque in uno degli ultimi trailer faceva un lunghissimo discorso sulla perdita della lingua e di come la lingua sia uno degli elementi che più uniscono a livello culturale le persone. Un ottimo modo per creare una società globalizzata a livello culturale, ovviamente, è partire dalla cultura. Se
Se la gente nasce sapendo di far parte fin dall'inizio di un unico grande sistema, è più propensa a entrare a farne parte. E la lingua è fondamentale perché è una delle principali fonti di differenze, gran parte, ha ragione, ma penso che si rifacesse, c'era una citazione di Emile Cioran, non so se la mia pronuncia è esatta, che è uno dei filosofi cinici rumeni, Apolide tra l'altro mi pare, è una diretta citazione di uno dei suoi ragionamenti, perché se non mi sbaglio, Cioran era nato in Romania o in una zona della Romania e poi per scelta in realtà abbandonò il suo paese, andò a vivere in Francia e imparò con grande passione, con grande dedizione la lingua francese, tanto che, cosa rara per gli scrittori, specialmente chi scrive complicato come i filosofi, arrivò a scrivere le opere della seconda metà della sua vita in francese. Con la sua seconda lingua. È molto raro che uno scrittore scriva utilizzando una lingua non natia, non la prima lingua. Anche gli scrittori che sanno parlare tre o quattro lingue diverse, quando si trovano nel loro ufficio e scrivono, scrivono nella loro prima lingua. Gli scrittori italiani possono benissimo conoscere l'inglese, ma difficilmente scriveranno in inglese. Scriveranno in italiano. L'istinto è fondamentale. E se ho capito bene, secondo Scalfese, l'istinto è fondamentale anche per unire i popoli in un unico grande mondo, che poi è il sogno di Major Zero. Era come Major Zero aveva inteso il sogno di The Boss, mentre Big Boss è di tutt'altra idea. Ma quindi Scalfese da che parte sta? Io ho soltanto vaghe teorie perché lo scopriremo in Phantom Pain. La mia teoria è che lui si sia unito a Zero e che l'abbia tradito, ma fin qua penso sia ovvio. Era previsto che noi morissimo, tra l'altro, secondo lui, dato che l'attacco alla Mother Base è un suo piano, era previsto che Big Boss morisse. O è stato un incidente di percorso? Ci ha protetti durante il nostro coma? Ci ha recuperati lui, magari. O probabilmente ci ha recuperato Major Zero. L'attacco a Big Boss è stato un atto contro Major Zero, dato che difficilmente Zero avrebbe voluto ucciderci. Ci ha fatto di tutto, quell'uomo. Ci ha ricattato, per far parte del suo esercito, ci ha mandato contro, ci ha spedito contro bombe nucleari e Metal Gear con l'intelligenza artificiale di The Boss, ci ha spezzato il cuore, bastardo. Ma ucciderci, distruggere l'organizzazione, sì, ma ucciderci non è da lui. Tenendo conto che Major Zero ci adora, adora Big Boss. Il suo cuore è spezzato probabilmente da quando noi abbiamo abbandonato i Patriots. Farebbe di tutto, la vera vittoria di Major Zero sarebbe un Big Boss intenzionato a far parte dei Patriots. E chissà che quello non possa essere il finale di Phantom Pain. Dato che per un po' Big Boss ci è tornato, altrimenti come avrebbe potuto ottenere il comando della Foxhound, che era un'organizzazione governativa, quando l'America era già sotto il comando dei Patriots? Secondo me Scarface cercherà di metterci contro Major Zero, ma potrebbe svelarsi un personaggio ancora più cattivo e ancora più distruttivo di Zero. Potremmo stare dalla sua parte per metà gioco, per poi tradirlo a nostra volta, o comunque scoprire che l'unico modo per risolvere la situazione potrebbe essere eliminare Scarface. Scarface non è mai neanche citato in tutti i successivi Metal Gear. Direi che è scontato, forse, che lui scompaia, morendo. O potrebbe anche sparire completamente dalla storia, ma questo sarebbe un po' strano. Sicuramente si parlerà di questo attacco in Phantom Pain, anzi Phantom Pain riprenderà giusto da questo attacco, non appena Big Boss uscirà dalla sua pessima condizione di salute. E capiremo quindi se questo è stato il primo atto del tradimento di Scarface nei confronti di Zero, dato che è ovvio che l'ha tradito, oppure lui era ancora dietro agli ordini di Zero, ma non credo. Secondo me la Xoff è tutta un'idea di Scarface, perché Scarface è un tipo teatrale. È senza faccia, quindi è teatrale.
Solo lui avrebbe la testa di fondare un'organizzazione specchio alla Fox. Tenendo conto che la Fox era un prodotto di Zero, quindi sarebbe un affronto anche a lui, non a noi. A noi non ce ne frega niente della Fox. A Cypher's been in Snake. hiding ever since his grand experiment. Cypher si nasconde, What's dice the point of Scarface. this Nessuno lo now? vede da anni. All we Avrebbe know is 70 that anni, it's su per delivered giù. by proxy. Gli ordini gli arrivano, quindi Exactly. inizialmente lui sta con lui. Right with him, face to face, Ma Paz ha hand to hand, incontrato, beak faccia a to beak. faccia, Cypher, quando Paz è stata mandata in Peace Walker a costringerci a far parte dei Patriots di nuovo. E nell'ultima scena dei titoli, I've never known choice. tortura Paz per sapere Where I dov'è. was born, the language I speak. I've never had the freedom to choose for myself. But you, right now, are Parla di Paz, cioè parla a Paz comunque, penso abbiamo sbagliato la traduzione. Adesso alzo un attimo il volume per sentire la voce. It may. Credo sia proprio Paz, no? Scarface vuole uccidere Zero. Non ce la farà. Dice dov'è. Ma non noi non sappiamo la risposta. Ma quindi era d'accordo con Paz. Ucciderai Zero per me? Alla fine ha tradito Cypher. Paz. La campagna di Ho Chi Minh porta alla caduta di Saigon e alla riunificazione del Vietnam. Era quasi ora. Le navicelle Soyuz Apollo si affiancano in orbita. Il primo test spaziale pacifico USA-Russia è un successo. Il progetto dell'esefante Rebel viene abbandonato. Forse è stato l'anno in cui Iva ha abbandonato i Patriots per colpa di questo. Il presidente Somoza lascia, quindi i sandinisti hanno vinto. Hasta la vittoria sempre. Nasce il primo figlio del dottor Huey Emerick, Hal. Confermatemi in Phantom Pain che la madre è il dottor Strangelove, grazie. Campi X-Ray, sito illecito di detenzione di combattenti nemici, diventa Guantanamo. Il presidente degli Stati Uniti si impegna pubblicamente a chiudere Guantanamo. Continua in The Phantom Pain. Tra quanto? Tra un po'. Una decina di giorni. C'è un trailer. Arriva. Mostra le prime immagini che hanno poi riciclato per il primissimo trailer ufficiale di Phantom Pain, quello con la canzone dei Garbage. Not Your Kind of People. È una pausa infinita. Prima dell'arrivo del trailer, io penso di. Ero a 5 secondi dal chiudere l'applicazione perché pensavo, ah, boh, cos'è un Final Fantasy che finché non resetti la console non riparte più, almeno quelli vecchi. Invece, boh, ho avuto un flashone. Quindi s'aspetta. Ribadisco, molto soddisfatto da Ground Zeroes, soprattutto per le meccaniche. Non si vede lo shrapnel in testa. Ma chissà, l'inquadratura è molto tremolante e mancano molti primi piani su Big Boss. Secondo me questo è il momento in cui è andato in coma 9 anni. Il braccio sinistro non si vede, però l'elicottero è entrato nel nostro elicottero dal lato sinistro di Snake. Tradito e creduto morto, cioè. Secondo me si riconnette per forza dopo questo atto, altrimenti cosa è servito Ground Zeroes? Cos'altro può aver combinato Big Boss per andare in coma? È andato in coma a causa dello scontro tra i due elicotteri. Poi forse si è anche preso un pezzo di ferraglia in testa, non si vede chiaramente. Il dottor non si sa, non confermiamo niente. 9 years. Amministrare la punizione. Ma sì, dai, che è invecchiato poco in 9 anni, a parte le cicatrici. Dovrà riprendere molta massa muscolare. Eh sì, devo lavorare su sti stemmi.
Va bene, amici YouTube, ci troveremo per le missioni secondarie che farò nei prossimi giorni. Non saranno granché importanti, ma almeno quelle saranno in blind run, perché forse finalmente ho imparato a registrare bene. Non so cosa dirvi per offrirvi un ulteriore parere finale su Ground Zeroes. Che bello insanguinato. Ah, beh, ho notato che c'è il tasto per zoomare. Mi ricorda una schermata di caricamento. Però mi trema la telecamera. Devo tenere fermissimo l'analogico del controller. E beh, ci sta un sigaro, eh. Per 9 anni niente. Praticamente come se avessi smesso. No? Non dovresti provare crisi d'astinenza, il tuo corpo non ne potrà più. Vabbè, ma riprenderai, tranquillo, Big Boss. È ottimo, è un ottimo antipastino, ma sono contento di non averci giocato l'anno scorso, perché avrei soltanto avuto un'ansia pazzesca. Sono contento di poterlo collegare facilmente a Phantom Pain, davvero. E le nuove meccaniche mi piacciono tutte, forse qualche piccolissima sbavatura nei sistemi di comando, tipo l'L1 l'avrei evitato, a parte che potrei cambiare la configurazione dei comandi. E qualche piccolo problema mio fisico, tipo ad appostarmi dietro alle pareti, ma è deficienza mia, immagino. Non tanto il gioco che è estremamente godibile, e non abbiamo visto niente di Phantom Pain, anche delle meccaniche di gioco ne aggiungeranno tantissime, insomma, niente scatola. Non è un Metal Gear, è solo una base. E la trama non è esile, ma è semplice per il momento, ma o più che altro sappiamo quali sono i punti interrogativi per ora. Di sicuro il successivo gioco, il gioco vero e proprio, ce ne farà venire in mente molti altri, però sappiamo da quale base partire, è molto chiara. E di per sé Ground Zeroes sta in piedi per quel poco che dura, perché la mano di Kojima è ben evidente e cinematografico. Se ne poteva anche fare a meno. Però vabbè. Bello lo stesso. Va bene, amici del tubo, ci rivedremo tra qualche giorno con le missioni secondarie e dal 1º settembre in poi sparirò. Sarà un delirio, ma cercherò di registrarlo tutto per caricarlo pian piano. Ciao!